Giochiamo contro Hiwa dall'Iran. E 4C5. Facciamo la nostra cara vecchia difesa sicula. E un altro tentativo di morra. Questa volta un tentativo vero. Ma sul morra questa volta rientriamo in una alapin. Questo è uno dei delle grandi cose del morra, che possiamo comunque giocare. Il nero, se ha cavallo F6 contro l'alapin, può giocarla anche contro il morra, quindi un po' un difetto se vogliamo. Ora cavallo F3, giochiamo cavallo C6. Lollo Arditz. Sì, possiamo. Non so niente sulla Karokan, ma possiamo. Ok, è per D6. Questa è una mossa un po' soft del bianco. Adesso che la variante principale sia alfiere C4. È per D6, possiamo fare E6. Questa sembra una mossa naturale. E6. Così. Posso mangiare sia di donna che... Sì, di donna va bene. Donna per D6. Questa è la casa classica della donna nella alapin. Spesso ci arriva dopo donna per D5, dopo cavallo C3 la donna torna in D6. Alfiere B5, alfiere E7. Quindi, classicone, partita pedone di donna isolato. E qua, quasi quasi, la trasformerei in una... in una coi pedoni sospesi. Perché? Perché cavallo E4... Boh, è interessante. Quindi togliamogliela. Ora arrocco. E vediamo. Vediamo cosa... cosa ha per noi in questi pedoni sospesi. Qua A4. L'evidente idea è giocare alfiere A3. E rompere i cosiddetti. Quindi... come rispondiamo noi? Torre di 8 sembra ok. Torre di 8, dai, torre di 8, chi ci ammazza? Torre di 8. Certo. Certo. Le posizioni di pedoni di donna isolato, diciamo, come dico nel corso, che sarà in vendita a breve sul nostro sito, diciamo le posizioni con i pedoni sospesi derivano nel 99,9% da pedone di donna isolato. Donna C2, sembra che il bianco stia giocando in maniera troppo lenta, però non giudichiamo. Fiere di 7, si può fare fiere di 7. Io voglio piazzare il prima possibile una torre in C8. Saverio, allora dobbiamo ancora fare un conto, dobbiamo ancora montare il corso, quindi non sappiamo bene quante ore vengono fuori, quindi non ti so ancora rispondere. Dovremmo essere sulle 6 ore. Ops. Forse si è sminchiata la scacchiera per qualche secondus. Donna C2. Ecco, alfiere A3 è un... una bella gatta da pelare. Ma forse... sì. Senza il forse. Facciamo A6. Sai che... che... no, alfiere F6. Dai, perché mi sto preoccupando qua? Alfiere F6... era così facile. Fiere F6, così mi tolgo da questi fastidi. Su cavallo G5. Urca, bella cavallo G5. Porco cane. Cavallo G5 instant. Non mi piace quello che sta succedendo, perché
Bianco è stradinamico qua. Stradinamico. Io dovrei fare G6, ma ho mancato cavallo E4. Cavallo E4 è... forte. Vince forse cavallo E4, perché... Donna E7, alfiere A3. E abbandono dopo? No, vabbè. Niente, dobbiamo giocare come gli uomini veri e giocare H6. No, ma dai. Persa sta posizione, posso abbandonare, pazzesco. Andreci, grazie mille per la sub, veramente apprezzatissimo. Ha una mossa, mi sembrava buona, sta alfiere F6, una cagata. Pazzesca. Sì, stavo cercando tutti i modi di non dare questo alfiere, ma dovrò, sì, chiaro, dovrò dare questo alfiere. Un po' mi scoccia, ma... che sbatti. Che sbatti. Vabbè, soffriamo, dai, soffriamo. F6 è brutta. Cavallo E7 è brutta. Ehi, ragazzi, ragazzi, calma, 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 calma. Tutti insieme siete arrivati? sì, sì, avete ragione, non è poi così brutta, soltanto che volevo evitare. Calma. Allora, cavallo E7, adesso sviluppiamo sti pezzi, porco di un cane. H6, dai. Alfiere di qua. Ciao Biregina, tutto bene lei? Come sta? Alfiere di 7. Il Maldossa sta per diventare il nuovo villain del canale. L'aiutante di Pitosk. Ok, questa dove la mettiamo? D5 alfiere 4 forse mi frega B7. E qualità. Rompono le palle sti pedoni sospesi, eh. Mettiamoci quatti quatti in C6. Grande, grande, grande Biregina. Si molla niente. Alfiere in E4. E quindi... donna A6. Si soffre tantissimo, eh. Si soffre veramente tanto. È arrivato Kudryzaitsev e ha detto una cazzata. Strano, perché Kudryzaitsev è un buono. Secondo me è proprio un buono lui. Persona seria. Era proprio quello che volevo ottenere. Ok, alfiere H7, mossa oscura.
Forse, ok, vuole provocare il re H8 prima di giocare al fiere D3. Va bene, lo accettiamo. Torniamo in C6. Re sta un po' peggio in H8 perché F7 è un po' più debole, è un po' più lontano dal centro quando le donne verranno cambiate. Magnus Carlsberg 69, diciamo che il tuo nick lascia trasparire la tua serietà. Però ancora ti devo inquadrare, sei ancora troppo fresco. Pitoski invece rompe i maroni da parecchio. Ovviamente in maniera molto simpatica, Pitoska, uno di noi comunque. Allora, donna a 6. Qua secondo me lottiamo, queste posizioni ci stanno. Ora alfiere C6, speriamo di sopravvivere dopo donna a C, alfiere D3, donna A5. Sembra che ci stiamo ricompattando bene. Vabbè, cos'è sto trend? Donna 5, torre C8. No, no, anche nonno Ricky è un serio. Per i B5 forse è interessante. Allora, donna a 5. La donna sembra intrappolata dopo alfiere B5, ma il nero non ha più pezzi per attaccarla, quindi siamo tranquilli, posso giocare una mossa normale, tipo torre C8 e così via. Adesso, alla lunga, questi pedoni saranno un bersaglio. Perché, ok, come... Adesso non voglio fare l'ennesima marchettona, ma... diciamo i temi del pedone, dei pedoni sospesi sono in qualche modo legati a quelli del pedone isolato. E come col pedone isolato, il nero in qualche modo deve puntare al finale, tra mille virgolette. Quindi nel momento in cui spariscono i pezzi leggeri, il nero potrebbe dire la sua nel finale. Tipo, alfiere per C6, forse posso fare cavallo per C6, forse minaccio D4, minaccio delle cose. Però, questa è la mossa critica. Però, male che va, anche se mangio di B, no? È così male. Posso anche mangiare di torre e minacciare direttamente C3 e D4, entrambi simultaneamente. Però è un bel casino, eh. Presa, torre per B7, torre per C3, donna D2, una roba del genere. E questo in presa, dopo c'è F7 lì dietro. È un bel casino. L'importante è che lui stia spendendo tempo, perché... io l'ho speso tutto per mandare la mia posizione in disgrazia. Adesso che l'abbiamo un po' tirata su, sta spendendo tempo lui. A riconferma del fatto che più si pensa, più si gioca male. Hai mai ricevuto delle proposte di sponsorizzazione? Sì, però non le ho mai prese seriamente, nel senso le ho sempre dato per scontato fossero spam. Oppure delle proposte veramente ridicole, cioè, no, ok, non voglio neanche parlarne, perché... Ok, non sono uno che se la tira, però ho un minimo di rispetto, cioè.
È come dire, cioè, per farvi un esempio, così mi spiego un po'. C'è questa marca di caramelle. Oh, ma non è che parleresti delle nostre caramelle nel canale per in cambio di due caramelle? A me. Cioè, non so, dimmi ti do 20 euro, ma cosa me ne frega delle tue caramelle? Ok, fair. Fabronzo, grazie mille per il Prime. Naturalmente, ok, se fosse una scacchiera da 500 euro, già capirei di più. In cambio di una scacchiera da 500 euro, ok, ci sta. Ok, nel frattempo, in tutto ciò, è caduto pedone C3. Pedone C3, mi è uscita un po' napoletana questa. Ho preso torre per C3. Alfiere D5 anche, eh? Alfiere D5. Questa potrebbe essere ancora più tosta, perché ho paura che mi entri in settima dopo. E faccia un po' di deliri sto giocatore. Presa. Anche così. Non mi convince troppo, troppo. Però alla fine... No. Alla fine la sua settima potrebbe essere più debole della mia settima. Dai, proviamo a giocare così. Via. Su. Tagliamo la testa al toro. Alfiere per B5. Un minuto contro due. Chiamo così. Cavallo F5. Su presa. E la sua settima, ripeto, è più debole della mia settima. Questa è la giustificazione della mia scelta. Ora presa. Non ho un pedone in più, però il mio pedone conta di più del suo, strutturalmente. E quindi... Ok, minacciamo. Tipo, adesso vediamo se esce qualcosa di buono da sta storia. Tipo, su presa in E6. Magari gioco scacco... E dopo torre C2 e minaccio cose di qua. Ah. Ok, che scemo. Quando è che massimizzo le probabilità di vincere sta roba? Torre 2, patta subito. Ok, però questa è impresa adesso, eh? Proprio impresa gratis. Che bello. Ok, ho di nuovo delle speranze. Scacco. Sto giocando veramente a caso. Però adesso minaccio questa, eh. Opla. Scacco. Mangiamoci questo. Due pedoni contro uno. Adesso le torri più attive. Il re più al sicuro. Ma sai che gliel'abbiamo rubata questa? Tipo così. Minaccio. Torre B3. E... Facciamogli perdere un po' di tempo. Prima di capire come... Ah, proprio così. Vabbè, ma perché ha giocato così? 19 secondi. Ora è importante che non facciamo cazzate. Ok, 16 secondi. Avanziamo. Lesti. Aspetta, va che sono un criminale quando gioco ste robe. G5. Scacco.
Ok, H3. G4, re H4. Matto. Ah, si è preso matto subito. Che pollo. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Al finale era facile, questo era veramente facile. Due pedoni H e G. Però diciamo che poteva essere più furbo lui e darmi più filo da torcere. Bene così, bene così. Oggi illegali. Inarrestabili davvero oggi, pazzeschi. Ho fatto 5 video per il canale. Champagne proprio. Dai, altro giro, altra corsa finché non perdiamo.